Salve e benvenuti, io sono Rosario Perricone, sono il direttore del Museo delle Marionette e oggi vi presento questo volume che ho curato alcuni anni fa. Il volume si chiama Le Vie dei Santi, immagini di festa in Sicilia. Questo volume è uno dei risultati delle intense campagne di ricerca sul campo realizzate dal Folk Studio di Palermo. Il Folk Studio di Palermo è un'associazione che è nata ad opera di Elsa Gugino nel 1975. Il Folk Studio si è occupato da sempre di ricerca sul campo, nei primi anni di vita prevalentemente di ricerca etnomusicologica e poi sempre più si è concentrato anche sulla ricerca etnografica in generale, in particolare sulla cerimonialità tradizionale siciliana. E questo volume è un volume fotografico in buona parte, e le fotografie che presentiamo in questo volume fanno parte di un corpus molto più ampio, realizzato da Angelo Maggio in occasione di una campagna di ricerca il cui titolo era La riconoscibilità del paesaggio festivo siciliano, condotta in collaborazione con il Centro regionale per il restauro della regione siciliana e diretta da Ignazio Bottitta. La qualità e la quantità delle immagini che sono state allora prodotte e del lavoro di ricerca sul campo che ne è venuto fuori ci ha, diciamo, invogliati a presentarne una parte significativa all'interno di questo volume. Tutti noi sappiamo che le feste veicolano linguaggi diversi del fare, del rappresentare, che molto spesso appaiono centrati su un modulo della transizione e del rinnovamento, diciamo noi, no, cosmico e sociale. Allora, forse è proprio per questo, proprio per questo motivo che nelle feste si perpetua un'antica sacralità del corpo e della materia, che in queste foto e in questa ricerca che noi abbiamo fatto viene ben fuori. E si vede anche come in queste feste viene spesso celebrata la ricchezza alimentare e vitale, ma non tanto per soddisfare i bisogni primari dell'uomo, ma in quanto espressione a livello profondo del mistero della profondità della vita, direi. Allora, tutte queste feste rifunzionalizzate su un piano più specificatamente devozionale ribadiscono il rapporto che sempre c'è di solidarietà fra gli uomini e le entità sacrali che di questo mistero sono nell'immaginario cattolico soprattutto i garanti. E allora, questo dono di cibi, di ori, di denaro, ma anche l'elargizione delle proprie energie fisiche attraverso la corsa, la danza, oppure l'estenuante trasporto di simulacri dei santi, in cambio della grazia che viene chiesta, o della salute, del benessere esistenziale, costituiscono ancora oggi l'asse portante di questo fenomeno. Allora, tale complesso orizzonte simbolico rinviano chiaramente le feste tradizionali siciliane, perché sono feste che noi cerchiamo in questo volume di raccontare attraverso le parole e le immagini, perché l'orizzonte simbolico a cui queste feste rinviano è ancora emblematicamente al centro dei processi identitari di costruzione delle comunità dell'isola. Non si spiegherebbe altrimenti perché migliaia di giovani siciliani che durante, diciamo, il tempo quotidiano svolgono di solito lavori altamente qualificati, questo il terziario avanzato, lavorano nel terziario avanzato, sono studente universitario o altro. E allora non si spiegherebbe perché questi, nel tempo straordinario della festa, si trasformano in portatori sfrenati di fercoli o in portatori di pesanti strutture di alloro, che nelle foto poi vedremo. E come diceva il nostro maestro Antonino Bottitta, il significato ultimo delle feste resta ancora una sfida al caos, naturale e sociale, e il suo superamento è in una durata perenne e di una perenne riaffermazione
e riproposizione della vita in tempi e spazi annualmente attesi e ritrovati. Allora, certo non è questa la sede in cui, diciamo, per tornare a riflettere nel dettaglio sulla cerimonialità festiva tradizionale siciliana, però bastano, a mio avviso, questi piccoli riferimenti per guidarvi verso un più consapevole anche apprezzamento delle cose che uno può vedere in Sicilia ancora oggi. E grazie alle immagini che correvano il volume, le immagini, ripeto, di Angelo Omaggio, si può entrare nel vivo di queste cerimonie festive. E voglio spendere due parole per l'amico Angelo, perché le fotografie che Angelo fa, come noi sappiamo, le fotografie, come tutti i mezzi di riproduzione della realtà, non sono la trasposizione in immagine della realtà che tout court, come si direbbe, no? Quelle che vediamo, ma sono la creazione dell'immagine di quel tipo di realtà che il fotografo percepisce e attraverso il mezzo tecnico esperisce. E allora un bravo fotografo chi è? Il bravo fotografo è colui il quale fa vedere ciò che gli altri non vedono fondamentalmente, che ci permette di vedere anche i dettagli delle cose. Come diceva Warburg, il diavolo è nel dettaglio nascosto. Allora, in questo consiste la fotografia, no? Ad innalzare a simbolo, discretizzandolo però, un singolo frame della realtà, nel quale si riassume tutto il continuum di quella realtà che viene ripresa, quindi in questo caso della realtà festiva che stiamo studiando. E questa operazione, devo dire, fondamentale del fotografare, viene eseguita da Angelo Omaggio con una, direi, studiata naturalezza. Cioè, io ho avuto modo di osservare, perché abbiamo fatto queste ricerche con Angelo insieme per diversi anni, ho avuto modo di apprezzare il fare discreto con cui si accosta alle persone prima parlando e poi solo dopo fotografando. Allora, appartiene a quella categoria di ricercatori che, prima di entrare in una casa per iniziare la loro indagine, chiedono il permesso, non entrano pensando di avere diciamo, di avere il diritto di farlo perché stanno facendo una ricerca sul campo o un'indagine. Allora, ecco, appartiene a questo tipo di ricercatori, quali noi siamo fondamentalmente, a quel tipo di spirito empatico che la ricerca presuppone e anche impone, direi. E allora le sue foto al contempo sono leggere e complete e riflettono il suo stile di uomo curioso del mondo, delle cose, degli uomini. E in questo volume le feste, le immagini sono state ordinate per luogo ovviamente di provenienza e in sequenza, seguendo il calendario cerimoniale delle feste siciliane. E si inizia infatti con la festa di San Giuseppe a Mirabella in Baccari, in provincia di Catania, che è caratterizzata dall'esecuzione dei canti della Passione del Cristo davanti alle tavole di San Giuseppe, colme di cibo imbandite appunto in onore del patriarca. Questa festa è stata da me, come dire, questo tipo di feste sono state da me in questi anni individuate e soprannominate le tavole cantate. E le tavole cantate perché appunto sono delle feste all'interno delle quali, oltre a celebrare San Giuseppe, c'è una sovrapposizione di elementi culturali come appunto i canti della Settimana Santa e il San Giuseppe. Quindi una commistione che ci permette di comprendere bene come quello che noi riteniamo essere più, diciamo, essere come la tradizione, invece di essere stantia, ferma, bloccata, come molti pensano, è in continuo divenire, è in continuo evolversi. E questa è esattamente questo tipo di feste, queste feste del San Giuseppe in Sicilia, che si identificano appunto con questo termine che ho, diciamo, in qualche modo coniato, che si chiama, che appunto è le tavole cantate, che si trovano non solo a Mirabella in Baccari, ma anche a Bivona,
o a Leonforte, insomma, ne abbiamo individuate almeno 4 o 5 in tutta la Sicilia. È proprio l'esempio pratico di come questa commistione, questo connubio, questa evoluzione delle feste non è qualcosa di un fisso ripetersi, ma anzi, al contrario, è un continuo evolversi. E allora, poi ovviamente abbiamo prevalentemente indagato, anche per ragioni affettive, le feste della Settimana Santa, e troverete quindi anche molte fotografie della Settimana Santa in alcuni paesi dell'Agrigentino, come Burgio, Calamonaci e Caltabellotta, che sono caratterizzati dalla presenza della Corsa dei Fercoli per la domenica di Pasqua soprattutto. E infine poi il volume si conclude con tre feste della stagione estiva, che sono quella di San Basilio e San Marco d'Alunzio, caratterizzata dalla costruzione di una struttura che si chiama La Torcia, fatta con il basilico; la festa di San Vincenzo Ferreri a Calamonaci, la seconda domenica di agosto, caratterizzata dalla costruzione appunto delle bare; e poi la festa di San Sebastiano a Cerami dal 25 al 27 agosto, caratterizzata dalla costruzione di queste grandi strutture, queste grandi bannere di alloro che vengono portate in processione. Io vi ringrazio, spero di non essere stato troppo lungo, e vi invito a leggere questo libro, ma anche tutti gli altri libri dell'edizione del Museo Pasqualino, che spero siano di vostro gradimento. Grazie, arrivederci alla prossima.